vi stavo dicendo questo, ragazzi, l'importante, perché poi si chiacchiera sempre. Ah, ma l'ha fatto, ha detto, e poi la vanno a guardare tutti quanti. E poi magari li trovi che nelle pagine condividono quella che hai fatto tu. Quindi tutti quanti lo fanno tutti quanti, solo che si accorgono sempre di quello magari più visualizzato, più conosciuto. Quindi una cosa bella che voglio dire, voglio precisare, apro e chiudo subito parentesi, perché io sono un finto indiano nelle cose, faccio finta di non vedere e di non sentire, è meglio, perché vado più avanti, non mi fermo nelle, anzi sono uno che fa polemiche, capito, che mi piace quando ne parlano di me, perché vuol dire che conto qualcosa, perché se la fa un altro non succede niente, se faccio qualcosa io scatta il putiferio, perché? Perché sono seguito e questo mi fa piacere. Anche da chi magari non posso stare, cioè dice, ma a me non mi sento in voto, però lo segui, lo vai a guardare. Allora vuol dire che questo ragazzo ha qualcosa che incuriosisce e fa crescere i miei numeri, perché oggi siamo qui. Daniele De Martino e Tony Colombo sono stati forse i più criticati il giorno della nostra canzone. Però ragazzi, 3 milioni in una settimana, ragazzi, sono 3 milioni in una settimana. Dove giro, Catania, Palermo, Napoli, Puglia, dovunque, Daniele De Martino e Tony Colombo. Ma guardavo, ma imbrugliavo, con chi sto chiamando, è un successo, raga. Quindi le polemiche, i chiacchiere, se li porta il vento, le chiacchiere non servono, se servono i fatti. Qui c'è gente che fa chiacchiere, parlano, io faccio, io dico, io voglio, io sono, io fa e poi non fate niente. E cercate di fare sempre le cose nominando gli altri. O magari qualcuno che non ha mai riuscito, che non è mai riuscito a fare niente, si prende la briga di aprire, si prende la briga di aprire Facebook, ma lui ha cantato, ma non era sua, ma era di quel, ma c'è 100.000 edifici io, 300.000 li ho fatti io, non discriticando un altro che può essere più bravo di me, migliore di me, sicuramente sarà migliore di me, ma i numeri li sto facendo io. Quindi quando una persona fa numeri, i chiacchiere non vanno bene, contano i fatti. I fatti, se io domani faccio una cosa di Stefano e non riesco a superare quello che ha fatto Stefano, allora vuol dire che non ho saputo fare niente. Al momento in cui io cerco di fare qualcosa per non scavalcare nessuno, e mi riesce fortunatamente perché c'è un pubblico che mi ama e cerco sempre di farle belle, riesco a farle e vengono visualizzate, accettate e cantate da tutti quanti, vuol dire che so fare quello che faccio e lo faccio bene, cerco di farlo bene. I chiacchiere stanno a zero. Quindi magari qualcuno che si mette la briga di scrivere, questi leone da tastiera, ah, perché tu hai fatto, tu hai detto, lo fate solo quando lo fa Daniele De Martino, perché prima di me lo fanno 100.000 cantanti e non parlate mai di me, subito vi alzate e vi alterate, perché? Quindi di che stiamo a parlare? Però attenzione ragazzi, io mi sento il più come vi posso spiegare, io sono il più, no, assolutamente, io mi sento il più piccolo di tutti quanti, io sono il più piccolo di tutti e voglio rimanere piccolo, perché sono i piccoli a fare le grandi cose, ok, sono i piccoli a fare i fatti oggi come